può essere che in maniera strumentale qualcuno possa pensare che è arrivato il momento in cui Iaccarino possa essere spodestato dal ruolo istituzionale che ha. E questo qualcuno, lo dico e lo marco, è lontano dal nome del sindaco Landella. Se qualcuno pensa oggi che ci sia una contrapposizione e una diatriba tra il Presidente del Consiglio e il sindaco, non è così che realmente stanno i fatti. Non mi aspettavo, devo essere sincero, un attacco frontale dalla politica fatto in quella maniera, ma rientra comunque nel gioco delle parti. Ognuno decide in quella circostanza qual è la cosa politicamente migliore da fare ed io non contesto nessuna azione sia da parte della minoranza ma soprattutto da parte della maggioranza. Ricordo a tutti che io sono stato eletto dalla maggioranza di questo consiglio Eh sì, ma adesso. comunale. Io sono stato eletto nella coalizione di centrodestra, sono stato eletto nella lista di Forza Italia, sono risultato il più suffragato nella città di Foggia e quindi sono un uomo di centrodestra, l'aspetto politico, ma oggi, ad oggi io sono il presidente del Consiglio Comunale ed ho l'obbligo e il dovere morale di rappresentare una coalizione ed un'altra. Presidente, oggi fa esemplarmente il vigile del fuoco e quindi spegne qualsiasi polemica. Ma perché allora a un certo punto è scaduto tutto sul livello personale questo confronto? Guardi, vorrei saperlo anch'io. Il primo a subire gli attacchi personali sono stato io. Di fronte a un attacco, a volte si può rispondere in maniera difensiva o attaccando. E quindi a volte agli attacchi decido di rispondere attaccando. Ma non sempre posso avere ragione, no? E quindi ecco il motivo per il quale io oggi ho inteso convocare una conferenza stampa dove intendo mantenere integro il mio ruolo fino alla fine, può essere fra 20 giorni o fra 3 anni e mezzo. Alle preannunciate mie dimissioni, che erano anche state concordate con il sindaco, perché il sindaco mi ha convocato in una diretta dicendomi: Leo, siamo tutti imbarazzati dalla vicenda, la cosa migliore da fare, che ti chiediamo umilmente, sono le dimissioni. Ed io comunque ci avevo pensato alle dimissioni. Quando venivano preannunciate le mie dimissioni, a quel punto gli avvoltoi di turno politici, e non mi riferisco agli avvoltoi che rappresentano i mass media locali, hanno incalzato la cosa, rincarando la dose, dicendo: sì, ma non è sufficiente. Adesso devi dimetterti da consigliere comunale e poi saresti visto talmente bene qualora decidessi di toglierti anche la divisa da vigile del fuoco. E io, a seguito di quelle affermazioni, ho riflettuto profondamente e tra me e me dicevo: cosa ho fatto di così malvagio per cui io debba dimettermi da presidente del consiglio comunale? È chiaro che quello che è successo dopo le preannunciate dimissioni mi hanno fatto riflettere e ho detto: andiamo avanti. Convocherò la conferenza dei capigruppo e, come è stato sempre fatto, insieme ai capigruppo decideremo la data per lo svolgimento del consiglio comunale. Quindi non sarà una mia iniziativa decidere quale sarà la data utile, la decideremo insieme ai capigruppo nei prossimi giorni. La mia storia parte dal 2019, nel momento in cui decido di partecipare alle primarie di candidato sindaco del centrodestra. Dopodiché decido di partecipare alle amministrative nelle liste di Forza Italia. Questo evidenzia un aspetto molto importante. Partecipando alle primarie del centrodestra, vincendo le amministrative del centrodestra, significa che comunque, qualora l'Aula dovesse decidere di farmi accomodare tra i banchi, io sarò tra i banchi della maggioranza, sono stato eletto nella lista di Forza Italia
ed ho convintamente sostenuto il candidato sindaco del centrodestra. Quindi i miei programmi devono essere ancora sviluppati con quelli del centrodestra. Lei ha votato le regionali per Emiliano o il centrosinistra? È sotto gli occhi di tutti, ho fatto anche i video, quindi io ho votato. E oggi dice di restare nel centrodestra, cioè mi faccia capire un po' questa. Guardate, nell'aula ce ne sono più di qualcuno che ha votato centrosinistra alla regione e è rimasto nel centrodestra al comune di Foggia. Questo politicamente è un atteggiamento, non parlo solo di lei ovviamente, ma lo considera anche come rappresentante dell'istituzione un atteggiamento, diciamo, moralmente e politicamente corretto? Guardi, io prima di essere soggetto politico sono un elettore e se a me un candidato non piace io non lo voto. La differenza tra me e qualcun altro è che comunque io in maniera esplicita dico ciò che penso. Qualche altro si nasconde dietro al ditino. Io oggi confermo che ho votato come presidente Emiliano, confermo che ho votato come consigliere regionale Rosario Cusmai. Quindi da me avete visto tutte le schede perfette. Cusmai Emiliano, Cusmai Emiliano. Ma forse non avete notato le tante altre schede imperfette, dove ci poteva essere un candidato o più candidati del centrodestra, Emiliano, e mi fermo qua.